E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su un giocone che non portavo, penso, da mesi sul canale. Sto parlando di 60 Second. Ragazzi, saranno veramente passati mesi dall'ultima partita che abbiamo fatto e direi che siamo subito pronti per giocare in normale, quindi non troppo difficile, non troppo facile. E io spero che questa volta i militari siano abbastanza magnanimi con noi. Ragazzi, non mi ricordo quasi più niente, quindi sarà un casino questo gioco, ma ci proveremo, sono convinto che riusciremo a fare qualcosa, sicuramente qualcosa riusciremo a fare. Allora, abbiamo qualche secondo per vedere un po' com'è la nostra casa. Abbiamo Timmy, abbiamo qua. Come si chiama lei? Oddio, non mi ricordo come si chiama lei. Però abbiamo un botto di cose, abbiamo, ragazzi, abbiamo veramente tantissime cose. Direi di prendere subito la valigia, che era utilissima la valigia. Non ho abbastanza spazio, non ho abbastanza spazio. La mappa, perfetto. Valigia e mappa, ragazzi, non è male, eh. Non è male. Ok, a questo punto prendiamo poi l'acqua, la maschera antigas che ci serve un fottio. Il fucile, buonissimo. No, la lampada in mezzo, bravissimo, distruggila. In cucina, guarda, ci sono provviste. Prendile, prendile, prendile. Ok, abbiamo fatto 20 secondi, ragazzi, non è male, non è per niente male. Abbiamo preso un sacco di cibo e pochissima acqua. Non è buono, ragazzi, non è per niente buono. Troppa acqua, non, cioè troppo poco cibo, non va per niente bene. Prendiamo la moglie, prendiamo il medikit e basta. La radio, radio e acqua, radio e acqua, 20 secondi ancora per noi, ragazzi, 20 secondi, 20 secondi, radio e acqua. E cosa c'è di altro? Qui non c'è nient'altro, no, no. Prendi la radio qui. Ok, c'è l'acqua qui, l'acqua. No, mancava, posso prendere la zuppetta? Dov'è Timmy? Timmy, 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 Timmy. Non mi interessa Mary Jane, non mi interessa Mary Jane, non mi interessa Mary Jane. Prendiamo l'acqua. Pochi secondi alla fine, acqua, dimmi, l'hai preso. Ok, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ancora qualche secondo, ma non possiamo più uscire. Ci siamo arrivati. Non so, ragazzi, non mi ricordo niente. Non mi ricordo quali erano forse gli oggetti più importanti. Adesso vediamo cosa abbiamo trovato nella nostra valigia e vediamo un po' come procedere con questa partita di 60 Second. Giorno numero 1, ovviamente. Ma, ragazzi, non siamo messi male, non siamo messi per niente male. L'unica cosa che non abbiamo in questo caso forse è il libro dei Boy Scout. Quello fa di veramente, veramente fastidio. Nella nostra valigia abbiamo trovato un lucchetto, un cibo in più e basta. Vabbè, ragazzi, non è male. Primo giorno col cavolo che mangiate. Se non erro, era a mangiare ogni 3 o 4 giorni e bere ogni 6-7. Adesso purtroppo mi sfugge questa cosa, cavolo. Però comunque i primi giorni non faceva niente. Prepariamo la spedizione anche perché abbiamo sia la valigia che la mappa che la maschera antigas per mandare fuori qualcuno. È difficile? No, 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 no. Cosa? Perché il medikit il primo giorno? Perché il medikit? Glielo diamo il medikit? Vabbè, ma magari metti che tipo lo troviamo poi dopo. Allora, nessuno per adesso beve. Anzi, no, ho sbagliato, ragazzi. Uno bere ogni 3 e mangiare ogni 6. Una roba del genere. Terzo giorno, bere. Va bene, facciamo così, facciamo bere Ted e Dolores e mandiamo fuori Timmy. Timmy gli mettiamo la valigia, mettiamo la maschera antigas che ho appena superato perché sono un cretino e segniamo una X sulla mappa, ragazzi, la mettiamo qua in mezzo città e vediamo un po' se siamo fortunati nella ricerca di qualcosa di utile come per esempio un medikit, un libro dei Boy Scout. Cibo, ragazzi, il cibo e acqua servono veramente sempre tantissimo. Giorno 5, alla radio stiamo parlando di lanci di rifornimenti. No, 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 la maschera, cavolo, la maschera ce l'ha Timmy. Non possiamo andare a prendere le provviste lanciate dai soldati, ragazzi. Purtroppo la nostra maschera ce l'ha Timmy. Cavolo, quanto sarebbe stata utile. Vabbè, speriamo che almeno porti qualcosa di utile a Timmy a casa dal suo viaggio. Così magari riusciamo un po' a marginare il nostro errore. Dolores e Ted devono bere, facciamo che bevono assolutamente giorno numero 6, perfetto per bere. Torna Timmy. Torna Timmy, ha perso la valigia, ha perso la valigia, ha perso la valigia, no, no. La maschera l'ha portata di casa, due zuppette, uno di acqua, un medikit, però ha perso la valigia. Va bene, ragazzi, siamo messi bene, molto bene, quindi Timmy deve mangiare. Possiamo preparare, sì, la spedizione per domani e direi che abbiamo deciso di dare un'occhiata veloce all'esterno per controllare se il negozio dell'angolo fosse ancora in piedi. Abbiamo sentito un ringhio nell'oscurità. Dai, fucile, sperando che non si rompa il fucile, per favore. Ok, il fucile non si è rotto. Cos'era però nell'oscurità? Ok, l'abbiamo spaventato, ma non sappiamo cosa fosse ed è scomparso. Va bene, perfetto. Quindi, Timmy ha fame. Ted deve bere e mangiare. Dolores deve bere. Va bene, quindi bere e mangiare. Va bene, non abbiamo tantissime provviste, però possiamo mandare fuori qualcuno. Io direi a questo punto mandiamo fuori Dolores con soltanto la maschera antigas, così non si ammala, visto che è ancora presto per uscire.
e li sono fuori dalle elezioni. Però con la maschera anticassa non si ammala nessuno. Giorno 12, no, scarafaggi. Danzare, ma cosa? Non abbiamo né libri di Boy Scout né la bombetta spray. Ragazzi, purtroppo ho detto che il libro di Boy Scout è utilissimo. Speriamo lo prenda Doris in qualche modo, però per adesso ci sono blatte ovunque in questa shelter del cavolo. Ok, timide e bene a mangiare al giorno 14. Diamogli queste benedette provviste. Curioso, sembra che all'interno del rifugio 3 mi ogni 2 minuti. Ok, possiamo salvare la radio perché è l'unica cosa che abbiamo attualmente disponibile. Se torcia non ce l'abbiamo e la maschera ce l'ha Dolores. Dolores che torna ora con la maschera rotta. Il libro non c'è, dai, cosa hai trovato? Niente? 2 di acqua... E niente, vabbè, 2 di acqua ragazzi, sono sempre comodo. Però non è quello che volevamo ragazzi, non è assolutamente quello che volevamo. Il libro dei Boy Scout ci serve tantissimo, ci serve veramente tantissimo il libro dei Boy Scout. Telefonata fuori dal rifugio. Mandiamo Ted? Boh ragazzi, magari è qualcosa di importante, non lo so, potrebbero essere i militari che chiedono informazioni, non ti ammalare. Ok, Ted non si è ammalato, perfetto. Erano sopravvissuti della città di fianco, va bene. Però all'improvviso hanno interrotto la linea, ma... Vabbè, comunque, continuiamo col nostro gioco. Ma andiamo fuori la spedizione, il nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Ragazzi, non abbiamo la maschera, quindi mandare fuori Ted vorrebbe dire ammalarsi sicuramente. Facciamo che non mandiamo nessuno fuori momentaneamente. Questi scarafaggi non scherzano, fucile. Ormai, ragazzi, non voglio troppi scarafaggi qua, speriamo che non rompano il fucile, per favore, per favore, per favore. L'ho salto il fucile, perfetto. E non ci sono più scarafaggi, buono, perché potrebbero portare grosse malattie quei cose. Timmy deve bere, Dolores bere e mangiare e passiamo al giorno... No, sì, successivo perché è ancora troppo presto per mandare fuori Ted senza niente. Dai che palle, ma il libro dei Boy Scout quanto è utile, perché non ce l'abbiamo il libro dei Boy Scout. Ok, Ted deve bere a mangiare, però per adesso siamo messi bene con le provviste e la zona è ancora radioattiva, quindi non possiamo assolutamente mandare fuori nessuno. Giorno 18, attiviamo la radio ragazzi, usiamo ancora la radio finché possiamo, finché loro non la spaccano. Io ho una paura tremenda che spacchino la radio. E la radio non si è spaccata, perfetto. Contatto con qualcuno è avvenuto? Sì, buone notizie. Va bene, siamo riusciti a sentire qualcosa. Ora dovrebbe essere più sicuro viaggiare in superficie, dice la radio. Perfetto, quindi a questo punto nessuno mangia, nessuno beve. Spedizione e domani Ted, vai fuori. Timmy, non possiamo regalargli niente. Mi dispiace Timmy, non possiamo usare niente perché non abbiamo assolutamente niente in questo momento da darti. Giorno numero 20, mandiamo fuori qualcuno. Quindi mandiamo fuori Ted con niente, perché non possiamo dargli niente, la maschera rotta non serve, quindi direi che possiamo tranquillamente passare al giorno 21. Oggi la musica si è interrotta all'improvviso per lasciare spazio a un altro comunicato dell'esercito. Abbiamo ricevuto le istruzioni precise per lasciare un segnale, ma ci serve la mappa per indicare il luogo. Lo usiamo? Assolutamente sì, ragazzi, assolutamente la mappa in questo caso va usata, anche perché non si è rotta, non si può rompere la mappa, anzi, prima appunto va. Ma perché tornano ste blatte, ste robe qua, perché non se ne vanno? Che schifo di scarafaggi così grandi. Timmy deve bere, Dolores deve mangiare e bere. Vabbè, ok, diamogli, diamogli anche se non si è messi benissimo. Vabbè, Timmy ha detto di una su una. No, Timmy si è fatto male. Vabbè, ragazzi, usiamo il medikit su Timmy. Metti che peggiora, metti che è meglio usare il medikit su Timmy anche perché è utile per uscire Timmy. O comunque è una persona che dobbiamo cercare di salvare in più, ovviamente. Scarafaggi ancora più grossi, usiamo sta cavolo di fucile sperando che nessuno rompa. Torna Ted. Ok, un'accetta, il me... Ma ragazzi, cosa ha portato Ted? Gli scarafaggi, ragazzi, se ne sono andati. Ted ha portato 2 di cibo, 2 di acqua, un medikit e un'accetta. Va benissimo, perfetto, perfetto, perfetto. Ted ha fame, assolutamente si mangia Ted, è una spedizione fantastica, perfetta. Abbiamo trovato una lettera davanti alla porta dicendo di venire in un posto non armati. Mandiamo Dolores? Sì, dai, mandiamo Dolores, proviamoci. Sperando che siano i soldati. Ok, Dolores è tornata. Perfetto. Era un gruppo di sopravvissuti, quindi non siamo solo noi a essere sopravvissuti all'esplosione nucleare. Spedizione, ragazzi, sì. Mandiamo per l'ultima volta, penso, fuori spedizione Timmy. Sono dei tipi che hanno chiesto di guardare la mappa. Sono tipi strani. Dia, facciamoli vedere un po' la nostra mappa, sperando che non la rubino, non la rompino, non facciano niente. Ok, la mappa c'è ancora. La maschera c'è andata. Ok, va bene, non è così utile la maschera in questo momento. Ma va bene, Ted deve bere, procediamo col giorno 20, no, perché Timmy deve andare fuori senza niente, fuori così tranquillamente. Accendere la musica ragazzi al giorno 28 per sentire un qualcosina, ma sì, anche se non è per l'esercito, direi che si meritano un po' di musica ogni tanto. Giorno 30, oggi a colazione la mappa si è staccata dal muro causando un bello spavento. Nel muro dietro la mappa si nascondeva una specie di cassaforte. L'apriamo? Proviamo, sì ragazzi, magari c'è qualcosa di interessante dietro. Un libro dei Boy Scout sarebbe la cosa perfetta in questo momento. No, le carte? Le carte? Le carte?
Ok, va bene ragazzi, sono comode le carte a questo momento perché potrebbero avere un comunicato radio da, per esempio, lasciare un segnale di lasciate le carte in qualche posto e nel caso avremmo le carte. Come questo ragazzi, però qui serve accetta che abbiamo, dobbiamo disboscare un boschetto vicino a noi, comunque tagliare giù un albero, possiamo farlo con grazia d'accetta. Perfetto ragazzi, stanno tutto nel verso giusto. Giorno 32. Nell'ultima spedizione ci siamo imbattuti in un uomo dagli abiti lerci e maleodoranti. Era un vecchio barbone di nome Jim, che già prima della bomba vagabondava per la città e ora gira per la landa desolata. Ci ha seguito fino a casa e adesso bussa alla nostra porta chiedendoci se vogliamo comprare una pietra. Che si fa? Ma ragazzi, la prendiamo? Io non lo so, queste cose così strane a me intrigano, quindi prendiamola. Anche se è una roba del cavolo. Proviamo, magari è utile sta cosa. Abbiamo preso una pietra che ci porta fortuna senza niente in cambio, quindi alla fine secondo me abbiamo fatto anche la scelta migliore, sperando che porti effettivamente fortuna, ragazzi, speriamo. Ma io non vorrei dire, dimmi? Ok, ma quanto l'ho chiamato, ragazzi, quanto l'ho chiamato? Torcia? L'acqua? Aspetta. Due di acqua. La torcia? Mamma mia, ragazzi, una signora uscita questa di Timmy, incredibile. Timmy deve bere e mangiare, Dolores deve bere. Va bene, ragazzi, abbiamo un sacco di provviste. Mandiamo fuori qualcuno? Giorno 34, non vorrei poi arrivino i banditi. Cosa abbiamo per difenderci dai banditi? Abbiamo il lucchetto e un fucile. Vorremmo rischiare? Ma sapete, ragazzi, che io non rischierei in questo momento. Aspettiamo ancora un pochino. Dei gemelli girano di guardare la mappa. Ma dai, ragazzi, siamo benevoli. Facciamogli vedere un po' le cose. Anche questi tipi qua, alla fine sono sopravvissuti come noi. Non vedo perché non dovremmo condividere le nostre risorse con loro. Allora, ragazzi, aprendo la porta, a seguito dei rumori, abbiamo trovato una valigia. Questa valigia, ragazzi, contiene, per esperienza, questo non lo ricordo perfettamente, una bottiglia d'acqua che potrebbe essere buona o cattiva. Cattiva fa ammalare qualcuno. Abbiamo il medikit, però l'acqua non ci serve. Obiettivamente l'acqua non ci serve in questo momento. Quindi, non voglio rischiare assolutamente questa cosa. Quindi, ragazzi, noi non prendiamo questa valigia. Siamo a posto così. Non rischiamo questo giorno. Allora, ragazzi, guardando la mappa, hanno notato che ci sono dei simboli strani. Tipo un tesoro. Mandiamo fuori Dolores per vedere un po' cosa c'è in quelle indicazioni? Sì. Proviamo subito al massimo, ragazzi. Dolores scompare e basta. È malata. Fantastico. Per una dama! Ma dai, che cavolo, no, si è ammalata. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Diamogli da mangiare e diamogli un medikit, ragazzi, perché deve assolutamente in qualche modo riprendersi. E passiamo al giorno dopo. Non vi pare che le pareti stiano restringendo? Non vi sembra che tutto sia più piccolo ogni minuto che scorre? Dobbiamo uscire adesso, prendi la porta, apri quella maledetta porta. No, no, ragazzi, perché questi non sono assolutamente soldati. No. Allora, si sono accorti che su un muro hanno disegnato un'altra mappa, ragazzi. Allora, una volta è andata male, la seconda non può andare male pure questa, dai, speriamo che vada bene. Allora, che è successo? Buono, lo spray. Interessantissimo, ragazzi, perfetto. No, ragazzi, non possiamo mandare fuori nessuno. L'esercito ha mandato un messaggio radio. Hanno chiesto a tutti i rappresentanti dei sopravvissuti di trovarsi in un luogo specifico, quindi non possiamo andare fuori nessuno. Cavolo, no, ma perché Timmy non può uscire? Che problemi ha Timmy? Giorno 43, la radio ha smesso di funzionare. Risintonizziamo un attimo la radio e vediamo un po' che succede. Non romperla, ti prego, non romperla, sennò è un casino enorme. Ok, la radio non si è rotta. Cosa? Un medikit, due acqua, un cibo di proiettili. Quante robe ci è andato? Va benissimo così. Un gruppo di sopravvissuti ha chiesto un gioco per trascorrere un po' di tempo. Diamogli la dama. Diamogli la dama perché le carte potrebbero servirci, mentre la dama alla fine non è così fondamentale. Quindi diamogli la dama, magari c'era qualcosa in cambio. Qualcosa? Niente, no, vabbè, niente, grazie. Giorno 47, c'è una mandria, o sembra una mandria di animali, sopra la nostra testa. Si va a caccia? Vai, Timmy, vai, fai qualcosa di utile. Vai fuori e prendici un po' di cibo. Speriamo. Quindi? No, niente, non è riuscito a fare niente perché non ha una buona mira, a quanto pare, Timmy. Fantastico. No, ragazzi, giorno 48, un gruppo di criminali picchia alla porta. Non possiamo arrenderci, quindi usiamo il lucchetto e speriamo non tornino più. Cavolo, ci hanno scoperto. E infatti, ragazzi, il lucchetto se n'è andato. Va bene, abbiamo ancora il fucile che può salvarci una volta, dopodiché non possiamo più difenderci in nessun modo. E facciamo bere tutti quanti, va. Giorno 51. L'esercito ha mandato un altro comunicato radio. I soldati sono in zona. Sì, manda fuori Dolores. Manda fuori Dolores e falli incontrare quell'esercito. Per favore, fa che arrivi l'esercito prima dei banditi. L'esercito prima dei banditi, sennò è un casino. Ok, siamo riusciti ad arrivare all'incontro. Perfetto, quindi sanno che siamo qua i soldati. C'è un commerciante che mentre stiamo cenando dice di essere interessato ai nostri proiettili. Che facciamo? Gli ridiamo i proiettili? Ma sì, dai, proviamo a dargli magari qualcosa di interessante, tipo un lucchetto o un'accetta.
o un qualcosa per difenderci dai banditi? Uno di cibo. Va bene, ok. Meglio di niente, anche perché il cibo stava finendo, ragazzi. Però è un po' uno scambio non molto alla pari. Giorno 55. C'è un modo sicuro per attirare la nostra attenzione. Questo è bussare alla nostra porta del rifugio. Chiunque sia piuttosto insistente, continua ben da 5 minuti. Dovremmo aprire? Sono, quindi? Che è successo? Abbiamo finito il gioco in un modo diverso! Non sono isolati questi, ragazzi! Sono dei nostri amici che ci portano al loro accampamento perché li abbiamo aiutati molto e... Cosa? Non sto capendo, ragazzi, giuro, non sapevo che fosse questo finale del gioco! Ragazzi, abbiamo vinto in un modo diversissimo! Ma abbiamo vinto! Mamma mia, ragazzi, 56 giorni! Siamo riusciti a vincere in un modo che non avevo mai visto da nessuna parte. E sono veramente contentissimo di questa mega partita a 60 Second. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, veramente non sapevo neanche esistesse questo modo per vincere in 60 Second andando ad unirsi con gli altri sopravvissuti, quindi un modo che non avevo mai visto, mai neanche sentito, quindi quando ho visto ho detto, ma non sono i soldati questi, non sono i militari, chi sono questi tipi? Quindi, ragazzi, vi ricordo un like e un commento se il video vi fosse piaciuto e noi direi, ragazzi, che possiamo vederci domani alle 18 con una nuova live streaming. Ciao!